Sei tu? Mi sento, avevi fatto l'essere? Abita possibile. Mettendo l'anima, ognuno di voi ricopre un ruolo particolare, questo è un grande dono, lo Spirito Santo ora sta agendo in mezzo a noi, c'è tanta ansia, c'è un po' di paura, un po' di agitazione, ma allo stesso tempo accogliamo questo momento come un momento per crescere insieme. Adesso siamo un solo corpo e un'anima sola, insieme vogliamo aiutare le persone che verranno a vedere, anche noi stessi, a meditare e riflettere su quello che è stato l'estremo atto di amore che Dio ha fatto attraverso il suo figlio per tutta l'umanità, cioè il dono della vita. Ecco il mio corpo, ecco il mio sangue, ascolteremo nella Via Crucis. Il Signore si dà, il Signore si consegna a quell'umanità e passa attraverso la vita di tutti, di tutti. Immaginiamo nella Via Crucis ci sono tanti personaggi, persone che stavano attorno al maestro e che piangono per la morte del maestro, i soldati che gli faranno del male, i discepoli che scapperanno nel momento più importante. Ebbene, Cristo incrocia lo sguardo di ognuno di noi. In questa Via Crucis, in qualsiasi ruolo che interpretate, dentro di voi, immaginatevi come il Signore vi sta guardando e da quella croce il Signore ha occhi di misericordia per tutta l'umanità. Ha occhi di misericordia anche per i suoi flagellatori, per coloro che gli hanno fatto del male. Padre, perdonalo, perché non sanno quello che fanno, dirà Gesù. Questo per noi sia un grande insegnamento, un grande insegnamento. Il Signore ci invita tutti i giorni a vedere come vede Lui l'umanità, a stare con gli altri, così come Lui è stato e continua a stare insieme a noi, a toccare le sofferenze così come Lui si è chinato e ha toccato quella sofferenza. Dio Maurizio ci ha detto un qualcosa di bellissimo nella lavanda dei piedi. Il Signore si china su quella parte del corpo che è più maltrattata e che poi rappresenta il peccato. Ebbene, il Signore cerca il mio peccato, il Signore cerca la mia fragilità, il Signore cerca il mio cuore. Il Signore questa sera cercherà e ha trovato il cuore di ognuno di voi che si è reso disponibile per realizzare un qualcosa di bello insieme. E allora rendiamo grazie al Signore in primis
Carichiamoci di passione e sentiamo ciò che facciamo. Sentiamo ciò che facciamo, senza aver paura. Coinvolgiamoci, chiudiamo gli occhi e buttiamoci. Nella vita così bisogna fare. Buttarsi. Mettersi in gioco. Mettersi in gioco sempre. Voi siete l'esempio di come la parrocchia si sta mettendo in gioco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo. Lo diciamo anche adesso, ecco, mi viene a questo momento di pietà popolare, di spiritualità molto forte, ecco, ringraziamo il Signore perché adesso cerchiamo di comprendere per quanto è possibile umanamente alcuni passaggi che a volte che ascolteremo in questo tempo di Pasqua, Domenica delle Palme, Venerdì Santo, di tutto quello che Gesù ha sofferto, voluto per amore nostro, di tutta l'umanità, di tutti i tempi. Avete sentito che c'è stato un altro attentato, e allora ecco, io vi invito a tutte le persone, anche ai personaggi, ecco, di immedesimarsi profondamente in quello che stiamo per fare e chiedere perdono al Signore di tanta umanità che purtroppo diventa carnefice del proprio fratello, per questo attentato, come per la Siria, per tutte le guerre che sono nel mondo e anche per tanto egoismo che ci sono anche nella nostra Europa, nella nostra Italia, nei nostri paesi. Allora veramente vi invito a partecipare con profondo silenzio e veramente a vivere questo momento come un incontro personale con questo Gesù che per me, ognuno di noi deve dire questo, che per me si è donato totalmente, non si è fermato. Vedremo delle scene crude anche di quello che gli hanno fatto e Cristo viene ancora flagellato, viene ancora martirizzato oggi, proprio nei bambini, delle persone che scappano per la guerra, per la fame e per tanta violenza che c'è nel mondo. E allora adesso ci prepariamo con un momento introduttivo e poi incominciamo questa via con Gesù, questa passione con Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La via della croce è la via della vita. Essa è al centro del mistero della salvezza, del grande amore di Dio, il quale, amandoci, ha dato per noi il suo Figlio. Seguendo Cristo, percorriamo l'itinerario del dolore che sboccia il gioco, della crocifissione che prepara la risurrezione della morte che si muta in vita. Percorriamo e meditiamo questo cammino di salvezza, in comunione con la Chiesa, nel quale perennemente si rinnova il martirio del suo capo e suo sposo. Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce,
per celebrare con fede i misteri della passione del tuo figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
ha dato ai suoi discepoli un unico e grande comandamento: amatevi gli uni gli altri, così come io vi ho amati. È l'amore che si fa presente in questo momento delicato della cena pasquale. È l'amore che fa alzare il maestro dalla tavola e lo fa svestire. È l'amore che cinge Gesù di un asciugatoio, ed è sempre l'amore che fa chinare il Figlio di Dio ai piedi dei suoi discepoli per lavare. Che delicatezza, Gesù! Che grande segno di umiltà! Se è vero che per te servire è regnare, allora voglio ritrovarmi anche io tra i tuoi discepoli e far sì che tu possa lavarmi i piedi per poi a mia volta lavarli ai fratelli che il tuo amore ha messo sul mio cammino. Grazie, Signore Gesù. Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Prese grazie. Lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Thank you.
allo stesso modo. Dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi e per tutti. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Si sacrificavano gli agnelli. Gesù si consegna nelle mani dei suoi discepoli come il sacrificio. Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. La logica dell'amore di Dio è proprio il consegnarsi nelle mani dei fratelli. L'amore non chiede calcoli, ragionamenti di convenienza. Chi ama si consegna, si lascia andare, si lascia portare, si lascia mangiare. Grazie Gesù per il segno della tua presenza con noi. Grazie Gesù perché nell'Eucaristia ci doni la forza di cercarti e gustarti. Vogliamo vivere di te. Ma la tua volontà.
e apparve allora un angelo del cielo a confortare. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli. E li trovò che dormivano per la tristezza. E disse: perché dormite? Alzate e pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora parlava, ecco, giungere una forza. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva. E si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio di lui. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Ma Gesù intervenne e dice: lasciate, basta così. Giunto alla soglia della sua Pasqua, Gesù sta alla presenza del Padre, come avrebbe potuto essere diversamente, dato che il suo segreto di dialogo di loro con il Padre non era mai cessato. L'ora è venuta. Ora è intravista fin dall'inizio, annunciata ai discepoli, e non somiglia a nessun'altra, che tutte le comunità e le proprio come stanno per fondersi nelle braccia del Padre. Quell'ora improvvisamente è chiusa. Di questa paura come non se lo pensa, lo toglie da qua. Ma lì, nel colmo della croce, Gesù si rifugia presso il Padre, nella preghiera, a Getsemani. Quella sera la lotta divenne un corpo a corpo estenuante, così aspro, che sul suo volto di Gesù il sudore si mutezza. E Gesù osa un'ultima volta dinanzi al Padre manifestare il turbamento con il Padre. Padre, se vuoi entrare in questo viaggio, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. Due volontà si affrontano per un momento per poi confluire in un abbandono d'amore già annunciato da Gesù. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Allora il governatore Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Thank you.
E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di purpura. Si avvicinavano e dicevano: Salve, Re dei Giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa.
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porco. Pilato disse loro: ecce homo, ecco l'uomo. La maggior parte del popolo manteneva una certa distanza dal luogo della flagellazione. Solo alcuni andavano e venivano dai paraggi della colonna per insultare il Signore. Giovani infami preparavano verghe fresche presso il corpo di guardia. Altri cercavano rami spinosi per intrecciare la corona di spine. I servi dei sacerdoti avevano regalato denaro ai flagellatori e avevano dato loro delle brocche colme di un liquore rosso, del quale bevvero fino ad ubriacarsi. Dopo un quarto d'ora, i carnefici che avevano flagellato Gesù furono sostituiti da altri due. Questi ultimi si avventarono contro di Gesù con cieco furore, usando anche bastoni nodosi con spine e punte. I colpi dei loro flagelli macellavano la carne del Signore fino a farne sprizzare il sangue sulle braccia dei carnefici. Presto, il santo corpo fu ricoperto di macchie nere e rosse. Il sangue colava a terra ed egli si muoveva in un tremito convulso tra ingiurie e dileggi. La terza coppia di carnefici si avventò con maggior foga delle altre sul corpo martirizzato di Gesù. Per la fustigazione essi si servirono di cinghie munite di uncini di ferro. Eppure la loro rabbia diabolica non si placò. Gesù venne slegato e poi di nuovo legato, questa volta col dorso contro la colonna. Poiché il Signore non poteva più reggersi, gli passarono delle corde sul petto e lo legarono con mani dietro la colonna. E presero così a fustigarlo. Gesù aveva il corpo ridotto a un'unica piaga e guardava i suoi carnefici con gli occhi pieni di sangue, come se implorasse la grazia. Ma in risposta ai suoi febbri gemiti, la loro furia aumentò e uno dei carnefici lo colpì al viso con un'assa più flessibile. Allora, i soldati lo condussero e trinciarono una corona di spine e gliela fissero attorno al capo. Poi e piegando le ginocchia
si prostrarono davanti a lui. Gesù! Dopo essersi fatti beffe di lui, Gesù! Lo condussero fuori per crocifiggere. La condanna inappellabile è appena pronunciata e subito il mistero dell'iniquità si manifesta in tutta la sua cattiveria. Per i soldati che lo ricevono in consegna, Gesù è oggetto di scherno, di gratuità, di gratuita violenza e di disprezzo. Incoronato di spine, diventa per loro un re da burla. Quale tragica rivelazione del cuore umano, quale perverso gusto di far soffrire e di veder soffrire. Ogni senso di pietà è scomparso e Gesù ancora tace. Nella sua mitezza si lascia condurre, spogliare e rivestire, bendare e incoronare di spine, come un personaggio di teatro tragico comico. Silenzio di mansuetudine di chi, signore dell'universo, si consegna inerme per vincere non con la forza, ma con la debolezza, mistero insondabile dell'umiltà di Dio, cui non si riconosce neppure più la dignità di uomo. E questo ancora tragicamente accade nei tanti lager, gulag e foibe della storia, per non dire nelle carceri sovraffollate del terzo millennio cristiano, dove di nuovo è sempre Cristo e vilipeso, e proprio da chi dovrebbe mettersi a servizio dell'uomo, fermamente credendo nell'Altissimo, come da Dio all'umana persona. E da questo punto di estremo in mano a passare. Il suo cammino, che Gesù comincia il suo cammino verso la vetta del più grande. Amen. Calvario, Gesù crolla sotto il peso di una croce troppo pesante da portare anche per lui. Cadono oggi migliaia e migliaia di bambini sotto le croci e superano le loro forze, ma cadono anche i giovani e gli adulti, cadono gli anziani e interi popoli sotto insostenibili prove, sempre troppo pesante di ogni croce quando si è soli a portarla. Soltanto insieme si può sostenere il peso e scoprirne la grazia, poiché nella solidarietà della compassione essa viene trasfigurata. Allora, infatti, si rivela la presenza del Padre, sempre pronto ad accogliere nelle sue mani l'uomo fatto di fragile argilla.
per riplasmarlo e infondergli lo spirito di fortezza, affinché possa riprendere il cammino nella vita verso la vetta del più grande amore. Soldati infuriavano contro il povero Messia, schiacciato dal peso dell'intera umanità. È meglio che muoia uno che il popolo intero. E i soldati, con una ferocia inaudita, si accanivano contro il corpo fragile e distrutto di nostro Signore Gesù Cristo. Un uomo schiacciato, un uomo massacrato, un uomo che tocca la terra e la fa rinascere. Le strade si riempivano di gente ad assistere allo spettacolo. Tanta gente piangeva, tanta gente si batteva il petto. I sommi sacerdoti godevano perché il Figlio di Dio era stato finalmente tolto di mezzo. Cammino verso il Calvario, Gesù cade sotto il peso della croce. Ed esso subito, ed ecco su al cuore della madre che vorrebbe sollevarlo, vorrebbe mettersi sotto di lui con la strada non accidentata, vorrebbe togliergli il peso che lo schianta, vorrebbe ancora portarlo in braccio. Così Maria si fa presente anche a noi tutti, perché a lei Gesù ci ha affidati come figli. Con lei accanto il cammino della nostra vita si fa meno aspro. Con lei la paura di soccombere scompare. Ancora prima che lei possiamo, viene il nostro aiuto. Accorgere di tenerezza con il suo sguardo, ci dà pace e fortezza con il suo abbraccio, in continuo di amore, porta con noi la croce, come fece con Gesù, il nostro fratello maggiore. E Gesù
disse alla madre: «Madre, faccio nuove tutte le cose!» Gesù! Gesù! Mamma! Gesù! Gesù! Facciamo un sale! Madre! Madre! Tirata via la madre, i soldati con un tono violento dissero: «Eamus Rex Iudaeorum!» «Eamus!» «Andiamo, re dei giudei! Muoviamoci!» Però non devono correre. Il popolo non poteva trattenere le parole e l'ingiustizia. Il popolo non poteva trattenere il grido di sofferenza, si facevano avanti per frenare l'ingiustizia, ma venivano frenati dai soldati. Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi. «Vieni, vai sotto! Sotto!» Si misero addosso la croce da portare dietro Gesù. Le guardie che conducevano Gesù verso il patibolo avevano permesso che la madre gli si avvicinasse. Ora, vedendo il condannato stremato di forze e tutto martoriato, cercarono un aiuto perché non soccomba prima di arrivare al colle del patibolo. E così Simone di Cirene, un uomo qualunque, potrebbe essere ognuno di noi, si trova all'improvviso percorrendo. L'hanno costretto a dare un simile aiuto, ma in realtà egli è scelto dal Padre per una missione unica di solidarietà. In silenzio Simone prende la croce, mite, segue il mite, formando una cosa sola con lui. Era un uomo qualunque, mettendo in pratica il comandamento dell'amore, che consiste nel portare i pensi gli uni degli altri. Quindi diventa un discepolo di Gesù. Simone di Cirene salta la croce, prima da costretto e poi da santo. Lasciatelo stare! Più volte Gesù, portando la croce, incrociò il suo sguardo con quell'uomo che in quel momento gli stava dando un po' di sollievo della sofferenza.
gente né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Spezzato e reietto degli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, uno davanti al quale ci si copre la faccia. Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sede di te, l'anima mia, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Maria, la Vergine Madre, Simone di Cirene, e ora un'altra donna si avvicina a Gesù, e la Pia Veronica. Non solo non parla, ma di lei nessuna traccia è rimasta nei Vangeli. Eppure ognuno di noi vorrebbe proprio essere quella donna dal cuore grande e compassionevole, che asciugando il volto sofferente di Gesù lo riceve impresso nel suo lino e soprattutto nel suo cuore. La vera icona di Cristo è infatti quella impressa nei nostri cuori, se partecipiamo con amore alla sua passione, che continua nella passione di ogni sofferente, abbandonato, umiliato, davanti al quale ci si copre la faccia e si voltano le spalle, volto di dolore che smetterà di indicibile bellezza nella resurrezione. Eamus Rex Iudeorum! Signore, come va? Mi disse te. Insegnaci a portare la nostra croce. Signore, insegnaci a portare la croce del fratello e della sorella che si fa prossimo accanto a me. Segnato, accompagna il Messia con un tremendo e strano silenzio. Rotto dal grido dei soldati che invitavano il Messia ad accelerare il passo, perché si era fatto tardi. Gesù, tu che sei l'amore,
carità. Ecco avvicinarsi a Gesù, spinta dalla compassione, un gruppo di donne piangenti. Per la prima volta durante la sua salita al Calvario, Gesù esce dal suo silenzio. Egli ha qualcosa di importante da dire loro, ha una missione da affidare, proprio in quanto donne e madri. Esse sono venute per consolarlo, sono venute per esprimergli tutto il loro affetto e il loro dissenso circa l'ingiustizia, circa l'ingiusta condanna da cui lo vedono colpito e davanti alla quale null'altro possono fare se non piangere. Gesù però allontana l'attenzione da sé. Egli è l'uomo per gli altri. Non di lui si devono preoccupare le donne di Gerusalemme, ma dei loro figli in pericolo di soccombere nell'ora più tragica della storia, l'ora dello scontro frontale tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte, tra Dio e il maligno. Questo mistero tenebroso è ancora in atto e lo sarà fino alla fine. E la donna per sua natura orientata all'amore oblativo e al servizio alla vita è chiamata con il sacrificio di se stessa a proteggere il mondo dalla barbarie, ad esserne vigile custode e ispiratrice di scelte di vita contro la tentazione di scelte di morte, soprattutto verso la scelta dell'aborto. Signore, che sei amante della vita, insegnaci ad abbracciare e a rispettare la vita sin dal suo nascere. Ma quella tunica era senza cucitura. E super
giuro per loro. Questo facciamo, ma abbiamo la sorte a chi dorme. Gesù è arrivato al termine della sua faticosa salita. E giunto sulla vetta del Calvario, nome che significa luogo del cranio, perché è un'altura rocciosa, spoglia, qui il più bello dei figli dell'uomo, l'innocente, il Dio umile, che incarnandosi ha nascosto la sua gloria divina sotto il velo del fragile corpo umano, viene spogliato delle sue vesti, viene denudato ed esposto allo sguardo di tutti. Quale riverente umiliazione, quale dissacrazione. Gesù sta sotto lo sguardo del Padre, che lo avvolge con il suo amore. Là è presente anche la Madre. Mentre le vesti vengono divise e la tunica sorteggiata, una spada, sempre quella spada profetizzata da Simeone quando il bambino era stato presentato al Tempio, trafiggerà la sua anima. E oggi trafigge la Madre Chiesa, ferita nel mitico per la divisione dei suoi figli, ma anche in quest'ora è all'opera lo Spirito Santo, che attraverso la totale spogliazione del Figlio di Dio va preparando la bianca veste dell'immortalità per ogni uomo che, sepolto con Cristo nella sua morte, nascerà nuovo dalle acque del battesimo. Spezzarono il braccio al Signore, incurante della sofferenza dell'agnello di Dio. Che li assecondava. Come una che sono inchiodata.
dignità dell'uomo che vuole decidere di se stesso senza Dio. Questo è l'uomo inchiodato alla croce. Questo è l'uomo che quando sarà elevato alla terra attirerà a sé tutti i cori. Questo è l'uomo. Quel serpente che Mosè alzò sull'asta e che salvava il popolo. Ecco Gesù, il leone di Giuda, il glorioso sofferente su quella croce. Come agnello Mosè, Ernesto, nelle mani dei suoi pernici. Perché non sanno quello che fanno. Ricevuto l'aceto,
Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Da due malfattori, rappresentanti di tutta l'umanità, con lui crocifissa. E innocente, noi colpevoli. E misericordioso, noi miseri. Chinato il capo, Gesù sfida il dolce filiale abbandono. È un morire nella bellezza stupenda dell'amore, nella pace dell'adesione alla volontà del Padre per la salvezza dei fratelli. E ai piedi della croce sta Maria, la madre, crocifissa nell'anima e in silenziose suppliche. Alle nozze di Cana ella aveva detto al figlio: non hanno più vino. Ora sembra dire a Dio Padre: non hanno più vita. E dal cuore trafitto del figlio scaturisce una sorgente della grazia. Nasce così la Chiesa. Madre dal cui grembo riceviamo la vita nuova, la vita in Cristo. Per questo dono di sovrabbondante amore, noi oggi possiamo sentire, pure nell'indicibile dolore, la dolcezza della passione. La più immane tragedia diventa la realtà più dolce che l'uomo possa sperimentare nel segreto del cuore. Chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò. Vi andò anche Nicodemo. Essi presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con te insieme ad Aromi, per preparare la sepoltura. Con gesto brutale, mai ebbe a non sapere la giustizia. Allora, inchiodato al legno di tappeto, con gesto delicato, mani pie, staccano ora il corpo di Gesù dalla croce, lo spargono di oli e aromi, lo avvolgono in un capito del suolo e lo consegnano alla madre. Ella è là, ai piedi della croce, pronta ad accogliere il corpo esanime del figlio con lo stesso amore con cui lo aveva accolto in grembo e stretta tra le braccia bambina. Accanto a Gesù,
dalla nascita fino alla morte in croce. L'umile e silenzioso servizio di Maria alla vita umana del Figlio di Dio è tutto un mistero di pietà che raggiunge il suo culmine sul Calvario, dove la sua materna compassione diventa pianto silenzioso, più prezioso dei fondamenti che l'hanno vita e profumo da lui per il corpo morto di lui, offerto a Dio come sacrificio santo di Paolo di Dio. Mistero di pietà che avvolge di pace quella tragica ora, mentre in un commosso silenzio adorò la maestria da morte in un corpo pronto a spegnere. Davanti allo sguardo del nostro cuore passano altre immagini di volti strazianti, altri volti di vari disperati, altri corpi di morti da nessuno pianto, gettati là in quelle fosse comuni che sono il simbolo della nostra disumanità. E Maria è oggi, come madre della Chiesa, presso ogni calvario e piange sui suoi figli morti, piange su tutta l'umanità. Signore, grazie per averti donato a noi, per averti donato senza esame, per aver sofferto tutto questo. Non hai mai reagito con una parola, con un'azione che non sia amore. Il mondo può vivere, il mondo può continuare soltanto se ti sei lasciato maltrattare, ti sei lasciato fustigare, insultare e non hai reagito con la stessa parola. Ma hai amato, amato fino a te stesso. Noi cristiani che veniamo qui, vediamo questo amore così grande, innanzitutto a tutti, e ringraziamo Dio del nostro Dio, che si è fatto uomo e che ha amato fino al suo versare il sangue. Dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea osservarono il sepolcro.
Signore Gesù. Pace possibile. La fratellanza, l'amarsi, allora è possibile. E ci sarà un'esplosione di gioia, che è la Pasqua. E saranno nuovi cieli e nuova terra. E il mondo si è salvato, grazie al suo Signore. Jesus!